Per domani garantisce appunto che proverà il Lutz, che è tanto tempo che in gara non lo vediamo. E poi ha fatto i complimenti a Berton Otterich per la medaglia di sera che ha seguito in televisione, era molto contenta della loro prestazione, molto soddisfatta. E sul costume invece, che per la prima volta che vediamo in gara, dice: ma questo in realtà è il costume originario, per una serie di problemi non ero ancora riuscito a utilizzarlo, però questo è il costume che io avevo in testa sin dall'inizio, quell'altro era una sorta di ripiego, diciamo, per cui sono soddisfatta del costume. Adesso lo voglio vedere a video come viene, ma insomma me lo sento bene addosso, mi piace e credo che questo sia veramente il costume del programma, più o meno questo è quanto ha dichiarato. Grazie davvero ad Andrea Bongiovanni, che riesce sempre a essere così gentile, corre giù in mix zone e sale e ci dà un'anticipazione di quanto poi leggeremo anche domani sulla Gazzetta dello Sport. Noi andiamo a seguire insieme Jenna McCorker. La Ghermashvili, ecco, vi devo il suo risultato, è in undecima posizione, davvero non era questa la posizione che si aspettava, con 48-75. Jenna McCorker, questo è il suo nuovo short per questa stagione, Imagine Ocean, mentre poi appunto nel free ha mantenuto quello molto particolare che aveva scelto l'anno scorso. Una Jenna ovviamente non soddisfatta della sua prestazione. Ma ha fatto combinazione triplo doppio, ha fatto un buon doppio Axel, però gli arrivi non eccellenti, quindi comunque giro io non credo che siano così alti. L'esecuzione degli elementi che non è incredibile, è migliorata sicuramente, consapevole, si è lasciata andare nel programma, però insomma, stiamo parlando di Carolina, magari siamo abituati ad altro, noi aspettiamo la nostra anche Valentina che sì, ha buonissime possibilità. Sì, e poi Valentina ha un modo di porsi sul ghiaccio davvero entusiasmante, certo come dicevi tu, dopo che abbiamo visto Carolina, poi dobbiamo dare merito anche a una bella Delina Sotnikova perché oggi ha fatto una buonissima prova, ovvio che poi la differenza con queste atlete diciamo più di vertice si nota. Ovviamente. Oggi poi sarà una giornata lunga di attesa, Barbara, perché poi questa sera ci aspetta la gara della danza, la tua coppia è stata veramente brava, Charlene Guignard, Marco Fabbri, molto bella tra l'altro in gara. Grazie, ma è stata una buona performance, abbiamo perso qualche punto per un'imprecisione, purtroppo, magari l'avrei detto, questa lama è stata presa, purtroppo non con le tre dita che
che usa normalmente, ma senza guardare il pattino, l'ha preso soltanto con l'anulare il mignolo, ha cercato di tenerlo, ma con la rotazione la mano ha mollato la presa, quindi abbiamo perso 2.5 punti, se no avremmo potuto essere probabilmente quinti, e la cosa bella era che eravamo nell'ultimo gruppo, però sì, questo è vero. Forse è un po' presto e quindi avendo commesso un errore è giusto insomma meritarsene tutte le cose, però è una settimana di grande emozione, stasera ci saranno anche Anna e Luca, ieri sera abbiamo tremato perché la nostra emozione è arrivata veramente all'apice con Stefania e Ondra che ci hanno regalato questa medaglia storica. Per poi vincere una medaglia è Barbara, è il coronamento significa? Di un lavoro eccellente e un lavoro duro, quindi maggior ragione per loro, nessuna coppia d'artistico mai ha preso questo è riuscita a raggiungere il podio, quindi veramente tanti complimenti a loro e agli allenatori e a chi ci ha creduto, perché comunque sembra strano, ma una coppia d'artistico italiana è sul podio agli europei, quindi meraviglioso, è una cosa incredibile. Aspettiamo stasera veramente Anna e Luca, speriamo di poter veramente continuare la tradizione, esatto, della danza soprattutto, esatto. Insomma, difficile, che perché difficile. Comunque stasera non per loro, le loro qualità sono eccellenti, ma non abbiamo il giudice in giuria e purtroppo tu sai che con l'invasione dei giudici russi che ci sono nel pannello non sarà semplice, però no, non bisogna sarà. Crederci fino in fondo, le questa qualità cosa, ci sono. Sorrido perché questa è la stessa frase che mi ha detto Maurizio Margaglio, per cui capiamo tutti perché. Allora, intanto Donna Mercolca ottiene una 13ª posizione con 47-17 ed è quindi dentro ovviamente la qualifica.